Agostino, tu sei il marito della povera Rossella che si è vista ingessare il piede, la gamba, insomma, con del cartone. Come ti senti? Sì, buongiorno. Buongiorno. Ma guardi, io posso capire che nell'emergenza tutto ci sta, però nel 2018 francamente questo mi suona molto strano. Io ho fatto un mio post su Facebook appunto per lamentare questo disagio che vivono i calabresi previsequamente, ogni istante della loro esistenza. Ma ci rendiamo conto, fateci capire, allora c'è stato questo incidente, immagino tua moglie Rossella ha lamentato questo dolore alla gamba, al piede, dove, perché non si capisce tanto con questa ingessatura un po' strana, sì, un po' sui generis, è stata sì, male, no. Quindi siete corsi all'ospedale, al pronto soccorso di Soveri Mannelli. Al pronto soccorso, perché parlo di disagio? Perché noi viviamo in un paesino vicino Soveri Mannelli, San Pietro Apostolo per l'esattezza, e viene più comodo arrivare al polo sanitario di Soveri Mannelli, non a quello di Catanzaro o Lamezia Terme. Perché questo? Perché la distanza è un po' inferiore, poi perché teniamo il nostro territorio. E quindi cosa succede? Che andando lì, magari pensando di risparmiare tempo, costi, eccetera, poi risulta l'esatto contrario, cioè non ottieni il risultato, hai un disservizio, sappiamo bene la sanità che cosa fa, taglia laddove non deve tagliare, taglia su di noi, poveri utenti. Ma come vi hanno spiegato che... cittadini di serie B da questo punto di vista. Come vi hanno spiegato che non avevano il gesso e che quindi avevano fatto questo lavoro d'emergenza che poi non è sicuro ovviamente? Guardi, glielo può confermare direttamente mia moglie perché è accanto alla guida. Ah, Rossella, allora, Rossella, buongiorno. Che disavventura, buongiorno. Sì, buongiorno. Questa è la tua gamba, quella che vediamo. Sì, è il mio piede, in pratica mi sono fatta male sul collo del piede, mi sono fratturata il collo del piede. Dunque, la cosa è questa, avrebbero dovuto mettere, a un nome specifico che io non conosco, una base plastificata che avrebbe dovuto tenere il piede rigido fino a questa mattina per arrivare alla Lamezia, dove lì troverò l'ortopedico che mi farà la visita e quindi la gessatura, perché lì l'ortopedico c'è soltanto di martedì mattina, quindi uno che cosa ne deduce? Che si deve fare male nei giorni stabiliti per poter accedere ai servizi. Esatto, che abbiamo più esatto. E adesso ancora c'è il cartone sul collo del piede? Rossella. Voglio sottolineare una cosa. Tutti i carabinieri che si sono prodigati in questo soccorso, poverine, per immobilizzarmi perché avevo un dolore terribile. Quindi loro, allora, l'arte dell'arrangiarsi a Soveri e Mannelli, poverini i medici, ce l'hanno e come, purtroppo, perché non è responsabilità loro se ci sono disservizi, se non ci sono le risorse. Quindi loro hanno fatto quello che potevano. Certo è che voi da utenti, insomma, non potete far altro che lamentarvi e ho visto che tuo marito, arrabbiatissimo addirittura, chiedeva spiegazioni al presidente della regione Oliverio. Nel certo, post. Perché non è possibile che... la stanza di ortopedia, presumo che fosse anche chiusa e quindi non potevano accedere nemmeno in ortopedia per procurare questa base che mi sarebbe servita per sostenere il piede fino a questa mattina.